La mattina del 26 gennaio 1887 partirono i rifornimenti di generi alimentari, munizioni e venne inviata anche una colonna di rinforzo formata da 548 soldati comandata dal tenente colonnello Tommaso De Cristoforis. La colonna fu però avvistata da alcuni guerrieri etiopici vicino alla località di Dogali. Ras Alula, generale abissino, signore di Asmara, invece di riprendere l'attacco del forte di Saati, decise di assaltare la colonna in movimento. Nella stessa mattina, la colonna fu attaccata da circa 7.000 abissini. Gli italiani ripiegarono su una collinetta che si affacciava sulla valle e resistettero fin quando non terminarono le munizioni. E a quel punto si arrangiarono come meglio poterono. Dopo 4 ore di combattimenti, la colonna fu completamente travolta con lo stesso De Cristoforis che perì sotto le lance abissine. Da parte italiana vi furono ben 430 caduti, di cui 23 ufficiali, mentre gli etiopi ebbero 1 migliaio di morti. La canta d'Africa è un canto di guerra, di una guerra certamente non voluta in prima persona dai contadini romagnoli, ma accettata fino in fondo quando fu loro imposta. Con enorme dignità andarono incontro al loro destino, esprimendo nel loro canto non la disperazione o l'invettiva, ma solo una struggente, consapevole nostalgia della casa lontana che non avrebbero rivisto mai più, affidando il loro ultimo messaggio a quelle rondini che ogni anno dall'Africa si dirigono alle nostre campagne, raggiungendo sempre le stesse case, lo stesso nido. Thank you.
Passati solo pochi decenni e un'altra guerra ha dato vita ad un altro canto di guerra, le stornelle di Romagna. Nella prima guerra mondiale, la cosiddetta Grande Guerra, è stato altissimo il tributo di sangue pagato dai romagnoli e fra loro spicca la figura leggendaria del pilota lughese, il maggiore Francesco Baracca, un ela clavuleva in contra il sol, che su entrambi i fronti era chiamato con enorme rispetto, il romagnolo. Ma l'ultima strofa è un invito a rinnegare tutte le guerre, a cercare quella pace che ci rende tutti fratelli, tutti figli di una stessa mamma. Star più che una piovosa mur parla di parte ora ti un fio la terra
sang piove alla tot in oster fium. E ad ogni passo è una povera fossa e un segno che fa capire chi è Romagnolo. Le morat in se montel sono naravesa. La clavuleva incontre so e chi occhi a guardare so dalla stesa i se bagne savent terra te ruis med liberate e se pardo bandir pli febla guerra de sari soffio a non pote scorde. Novembre, un mese triste in una stagione apparentemente priva di qualsiasi attrattiva. Eppure i nostri vecchi avevano capito che le prime gelate di novembre avevano lo scopo di indurire la terra per proteggere il seme nascosto nelle sue tiepide profondità, di rallentare, fin quasi a fermarlo, lo scorrere della linfa negli alberi, perché a primavera tutto potesse riprendere a vivere. E così l'uomo imparava anche ad accettare la morte, non con disperazione, ma con tristezza e con malinconì, vedendo in essa un inevitabile aspetto della vita.
Tuttavia, l'ironico punto di osservazione di ogni romagnolo riesce a penetrare con risultati diversi le tante facce di una stessa realtà. Ecco come il mese di novembre e la solennità dei defunti riescono ad essere tratteggiati con il sorriso in questo componimento di Edmondo Ferretti, già primo reggitore e presentatore dei Canterini. Inte cimitiri, sora la tomba. Asso qua, povera sgrazia, asso nuda salute. A ter cur dat moc la not, tam da gesto ti calbot. E io ancora chi murlò, tam facesco un baston. Te ci l'è, e me asso qua. Me asso qua, e te ci l'è. E io ancora un ocin fie, da che ponta me mulè, perché adesso c'è una canaia, tan sbattesci in la muraia. Me a so qua. E te ci l'è. Te ci l'è, e me a so qua. Ci ti ha sempre in barriè dur, ci ha piti in tesciadur, ti ha rotto la mubeglia, la tuletta con la sveglia. Quando facite che sgombei, uscinteva tutti i vzei. Te perdei, sempre de pesce, te mandirti a che paese. Putam gitti della carogna, se appasseva della vergogna. Te ci l'è. E me a so qua. Me a so qua e te ci l'è. A so qua. Povera sgrazia, paravnita salutea. Quan catir la tu pension, me a Marcourt, e puat pardon. Gli Scariolanti, canzone ormai nota in tutta Italia. Gli Scariolanti erano braccianti che, non trovando lavoro nelle terre della loro Romagna, hanno lavorato in tutte le zone di bonifica e dovunque vi fossero argini o rivali da costruire o restaurare. E cantare aiuta a dare ritmo al lavoro e a far sentire meno la fatica. E cantare in modo che chi ti sta intorno possa unirsi a te nel canto fa sentire di meno la lontananza dal proprio paese. È per questo che la canta non è in dialetto ma in italiano. Questa canta ha per noi, canterini di Lugo, un significato particolare, perché l'onorevole Karl Herold, che aveva soggiornato a Lugo per occuparsi dei caduti tedeschi della Seconda Guerra Mondiale e che si era particolarmente affezionato a questa canta, volle per testamento che fosse cantata dai canterini di Lugo al suo funerale di Stato. A mezzanotte in punto si sente una tromba suonare. Sono gli Scariolanti che riderà. Ricorda, e
Gli uomini di Romagna, tutti ingannatori, dice la canta. Ma in fondo non è colpa loro degli uomini. Se le donne, dico, le donne di Romagna erano e sono belle, forti, sincere, sì, modal vuol nek birikaini. Non è colpa loro se la necessità di molte braccia per gramolare la canapa faceva riunire nelle aie molti giovani e molte giovinette. Non è colpa loro se lì nascevano intrecci amorosi. Tuttavia, sotto lo sguardo molto attento delle madri delle ragazze, spesso desiderose di regalare alle proprie figlie o a se stesse un buon partito. La mamma, che è sempre la mamma, raccomandava così alle figlie: andemo là, Gigina, camminè con chi camena tutti i cristiani, a fasi di passò che in varitea amparì un granatir, mi so calma, vorgitaina, che e fa un brotavde. E vo, Lucrezia, a per le stega bait, guardia la zaiti in la maniera le. Camputiva scorrere un po' pian. Attenti mo, che vene signor Cuntai. Arcurdev ragazzo lì, salute al coma che avevo detto. Fasi un risulare. Cosa guetli mo rossi? Avrei saputo cosa guetli rossi? Oh, vecchio originella. Ansi pargnita al fioli ed vostra mea. A Gramadora, il titolo è dedicato alla gramolatrice di canapa, ma la canta è la rievocazione dell'ambiente e dell'atmosfera dell'operazione della gramolatura. Parecchie persone impegnate su una stessa aia, un andirivieni di giovanotti con le fascine della canapa da portare alle ragazze impegnate alle gramole. Una delle poche occasioni in cui ragazzi e ragazze potevano incontrarsi a distanza ravvicinata. E allora bisognava far presto, mettersi d'accordo alla svelta prima che potesse intervenire l'Arsdora. Tam deus chafka degum bes. Eppure, da questi strani approcci, molto spesso si originavano matrimoni che duravano una vita. A Gramadora. Thank you.
La Vinisiena, canzone a ballo. Al Vinisieni, le venesiane, erano scarpe da donna di stoffa, di solito ruvida e rossa, ma talvolta erano di velluto, magari nero e liscio. In questo caso erano molto ambite dalle ragazze in età da marito, che le ricamavano nelle lunghe serate invernali, nelle stalle dove si svolgevano i treb, e le indossavano nel giorno delle nozze. È anche per questo motivo che questo ballo, specialmente nel lughese, era diventato il ballo delle feste di nozze. Oh,
nostro spettacolo è finito, ma prima che il sipario cali e le luci si spengano, vorrei ringraziare il nostro maestro Carlo Argelli, che ci guida, ci sprona, ci rimprovera, ma soprattutto ci dirige con mano ferma e molto spesso anche con un bacio. E infine, ma non da ultimo, lasciate che rivolga a Paolo Parmiani un grazie grande così. Collaborare alla realizzazione di questo spettacolo, dandoci un validissimo supporto fino al punto di cantare con noi, e per noi questo è stato il massimo. Grazie comunque a tutti e buonanotte a tutti.